Amici followers, prima di procedere voglio sottolineare che in questo video non affronteremo nessuno spoiler, nessuna fuga di informazioni o neanche voci che circolano fino al lancio del gioco. Abbiamo atteso oltre 4 anni per l'uscita di Final Fantasy VII Remake e 4 anni per l'uscita di Final Fantasy VII Rebirth. E l'ultima cosa che voglio fare è rovinare l'attesa a voi ragazzi. Quindi non affronteremo nulla di tutto ciò in questo video e potete essere certi che semmai discuteremo di qualcosa che potrebbe rovinare la sorpresa, ci sarà un avvertimento. Abbiamo poco più di 2 settimane da adesso fino all'uscita ufficiale di Final Fantasy VII Rebirth e finalmente potremo metterci le mani. In questo video ci sono cose che reputo molto interessanti, ma ci sono anche cose abbastanza deludenti e sono sicuro che molti di voi non le gradiranno. Quindi, bando alle ciance, sigla! Iniziamo con la parte deludente, ovvero Vincent e Sid non saranno coinvolti negli incontri di combattimento di Final Fantasy VII Rebirth. In passato c'era stato un annuncio ufficiale che affermava che Vincent Valentine avrebbe ricoperto il ruolo di personaggio accompagnatore. Hamaguchi aveva spiegato che il personaggio avrebbe seguito un approccio simile a quello di Red 13 nel remake di Final Fantasy VII, dove Red 13 era un personaggio guest, praticamente un ospite, e le sue azioni in battaglia erano gestite dall'intelligenza artificiale anziché dal giocatore. Diciamo che la mia aspettativa era che Vincent e Sid avrebbero avuto un ruolo simile in background, fornendo supporto alla squadra. Tuttavia, Hamaguchi ha ora confermato a IGN che i due personaggi non parteciperanno affatto ai combattimenti. Quindi potete immaginare la mia delusione. Appariranno in varie parti della storia e scenari in cui avranno un ruolo o ti aiuteranno o ti assisteranno in qualche modo, ma non stanno davvero combattendo come personaggi ospiti in questo senso, ha detto Hamaguchi. Ciò significa che le abilità di combattimento di Sid e Vincent sono state salvate, comunque verranno rese disponibili per il terzo e ultimo gioco della trilogia remake di Final Fantasy VII. Se avessimo usato tutti i personaggi giocabili nella seconda parte avremmo perso molte sorprese e nuove esperienze per il giocatore nella terza parte, sempre Hamaguchi. Sì, diciamo che questo ragionamento ha senso considerando che il gioco è suddiviso in 3 capitoli, quindi sicuramente li vedremo meglio in azione verso la fine. Nonostante non appaiano negli scontri di combattimento, Sid e Vincent rimarranno importanti PNG nella storia di Rebirth. Abbiamo approfondito tali personaggi, ha detto Hamaguchi, non attraverso il sistema di combattimento ma attraverso le missioni secondarie, in cui saranno l'obiettivo principale e imparerete molto di più su questi personaggi. Questo è particolarmente interessante. In realtà sono curioso di vedere come saranno strutturate le missioni secondarie, specialmente considerando che hanno parlato di prendere ispirazione dai giochi come The Witcher per la grande quantità di contenuti secondari proposti. Quindi staremo a vedere. Tornando all'articolo, in particolare su X, nell'account di Audrey, e voi vi chiederete chi è questa Audrey, dovete sapere che questa persona è l'amministratrice delegata e fondatrice di Aitai Japan, la società proprietaria del sito di e-commerce di anime e videogiochi aitaikuji.com. Ok, fin qui? Cosa c'entra tutto questo con Final Fantasy VII? C'entra e come, perché dovete sapere che Audrey non si occupa soltanto di questo sito, della vendita di gadget, ma si occupa anche della traduzione di contenuti, in questo caso informative, legate al mondo dell'intrattenimento e dei videogiochi, dal giapponese all'inglese. Quindi, questo giusto per far capire l'attendibilità della notizia in questione. Comunque, ritornando al post di X, il direttore di Final Fantasy VII Rebirth, Hamaguchi, ha chiarito in una recente intervista con IGN che Vincent e Sid non parteciperanno agli scontri in battaglia con il vostro gruppo, ma avranno invece le loro missioni secondarie individuali in cui sono l'obiettivo principale. Molto probabilmente ci saranno approfondimenti sui personaggi. Sono un po' confuso quando si tratta di Sid, perché giudicando dai trailer e da tutto il materiale che ci è stato mostrato, non ho visto nulla che assomigli a Rocket Town. Io ho ancora delle reminiscenze di Rocket Town del primissimo Final Fantasy VII. Abbiamo visto una piattaforma per elicotteri o fondamentalmente una pista di decollo dove immagino che si trovi il piccolo Bronco o dove si incontrano e si riuniscono i personaggi con Sid.
Forse Rocket Town potrebbe essere implementata nel terzo gioco, ma onestamente sarebbe un po' strano. Non so se vedremo Rocket Town, spero di sì. Forse è solo una di quelle cose che hanno escluso dal trailer, giusto per mantenere l'effetto sorpresa. Comunque, proseguiamo sempre su X, passando su quest'altro post del Dipartimento di Archeologia della Shinra. Il direttore creativo di Final Fantasy VII Rebirth, Nomura, è felice ma un po' ansioso, giusto un pochino, di come l'enorme e denso mondo aperto di Rebirth abbia alzato l'asticella per la parte 3 della trilogia del remake. Parliamo quindi inevitabilmente dell'implementazione dello sviluppo del mondo di gioco, un aspetto che tecnicamente è già presente in Rebirth. Proprio in Rebirth abbiamo un vasto mondo che appare aperto e che è stato recentemente mostrato nel gameplay durante lo State of Play di Sony PlayStation. Possiamo solo immaginare, ma il tempo ci dirà quanto gli sviluppatori abbiano imparato dai giochi precedenti e quanto abbiano tratto ispirazione da essi. Le aspettative sono alte, ma c'è ancora molto da scoprire. La mappa del mondo è già stata sviluppata, ma ci sono alcune aree chiave che devono essere aggiunte, come il continente settentrionale e l'area del cratere settentrionale. Queste nuove porzioni di mondo saranno sicuramente interessanti da esplorare e possiamo solo immaginare quanto il mondo attuale possa espandersi ulteriormente. Ma qui sorge una domanda che rivolgo anche a voi. In definitiva, potrebbe diventare uno dei più grandi giochi di tutti i tempi? Punto di domanda? Bella domanda, È evidente che nella terza parte del gioco Vincent e Sid verranno ufficialmente aggiunti al gruppo e potremo giocare finalmente con loro. Questo offre molte possibilità di gioco con questi personaggi. Inoltre, gli altri membri del gruppo riceveranno un aggiornamento ai loro kit, nuove abilità e armi. La mia curiosità riguarda effettivamente quanto saranno sorprendenti queste nuove aggiunte, però allo stesso tempo sono un po' deluso riguardo a Vincent e Sid. Vabbè, comunque, nel remake abbiamo visto Red 13 utilizzare alcune mosse e abbiamo avuto un'anteprima di come funzionassero. Ora, finalmente, con Rebirth potremo vedere tutto ciò in azione. Pada alla mano. Prima di lasciarci, ragazzi, lasciate che vi dica che ci sono altre grandi notizie per chi aveva già provato la demo del gioco. Mi trovo sempre qui su X, sulla pagina di Hamaguchi, il direttore di Final Fantasy VII Rebirth. Proprio l'altro giorno, tramite un tweet, ha voluto ribadire una notizia importante, che la demo di Nibelheim riceverà un aggiornamento il 21 febbraio, ovvero mercoledì prossimo. In questa nuova versione verrà introdotta l'area di Junon, che ci darà un'anteprima della vastità del mondo di gioco. Quindi, ragazzi, mi raccomando a tutti coloro che stanno seguendo Final Fantasy VII Rebirth, segnatevi questa data perché ne vedremo delle belle. E con questo è tutto, ragazzi, per il video di oggi. Spero che le informazioni che vi ho dato vi siano state utili in qualche modo. Se sì, come sempre, mettete un bel like al video e mi raccomando, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima, aspetto di vedere ulteriori notizie e novità per portarvele qui su questo canale. Ciao a tutti, ragazzi, e ci vediamo alla prossima!